dai, facciamo i seri, perché altrimenti tutti quelli che non mi hanno mai visto in questi 8 anni di YouTube e mi conoscono solo adesso saltano fuori con: ah, ma cosa? Ma come? Che cazzo fai? Ma che cazzo ti... Che cazzata? Cioè, 8 anni che faccio YouTube, questi dov'erano? Saltano fuori. Tu non andrai avanti neanche un video di più se fai quei versi. Ma da dove salti fuori? Come mai è tutti questi schi... 8 anni dove eravate? No, 500 video nel canale in 8 anni. Tu, niente, dai, mettiamo da parte gli hater. Cioè, non so dove siete stati, quindi non so... Scusate. Ti fumi una stagna, no? All'inizio magari la fumi, poi dopo un anno ti fumi 4 buste, figa. Cioè, e stai solo bene. Quindi stiamo calmi, facciamo i seri. Recensione su Pokémon Eevee. Let's go, Eevee in questo caso. Volevo recensire, perché di recensione si tratta, l'ultima fatica, sempre se è stata una fatica per loro farlo, su Let's, in questo caso, Let's Go Eevee. Pikachu, mi sta sui coglioni. Io odio che Pikachu di color giallo, penso il mio colore preferito sia la mascotte di... qualche bambino che sa Pikachu, qualche mamma o qualcuno, nessuno saprà dirvi che Pikachu ha un'evoluzione e ancor meno vi diranno che Pikachu ha un'involuzione. Cioè, Pichu è più carino di Pikachu, ma non zongula nessuno. Raichu per me è strafigo, cioè non è strafigo, è una merda come Pikachu. Detto questo, questo nuovo Pokémon non è altro che un gioco pigro a cui mancano veramente tantissimi contenuti. Ma Nintendo continua a giustificarlo con: ma sì, questo era troppo complicato e l'abbiamo semplificato. Un gioco che ha a che fare solamente con grafica e nostalgia. Ma vi ricordo che Pokémon Blu l'ho fatto ad 8 anni e quindi ci stanno implicitamente dicendo che i bambini da adesso sono tremendamente più stupidi? Pokémon, un gioco da 60 euro che non supporta neanche il controller pro, che è un accessorio da 40 euro, è praticamente inutile. Questi nuovi giochi, più che remake, sembrano una versione sbriciolata di Pokémon giallo, rendendo Eevee e Pikachu talmente baffati che solo con lo starter potresti finire il gioco. Ma che cazzo? Ora della fine, le uniche novità in questo gioco sono la rimozione degli incontri casuali e il metodo di cattura alla Pokémon Go. Sì, perché Pokémon Go è un gioco famosissimo per essere un bel gioco e ancora giocatissimo. Ma va a cagare! D'altra parte, questi giochi fanno un passo indietro su moltissimi altri meccanismi. Stile artistico deformato, ciclo giorno-notte rimosso e non si sa neanche il perché. Tutti gli aspetti competitivi sono stati rimossi. I livelli di potenza, le abilità, allevamento, gli oggetti. Non mi interessa sapere del perché di queste rimozioni. Ai miei occhi risultano essere pigrizia da parte della Game Freaks. Insomma, ho quasi finito questo nuovo Pokémon e mi è sembrato che per tutta la durata della storia la Game Freaks mi tenesse per mano e mi portasse in giro come se fosse un ritardo. Ma perché non ero ritardato a 8 anni e lo devo essere a XX anni? Non vi dico la mia età. La Game Freaks si sta prendendo gioco di noi veterani con un giochino che non ha niente a che fare se non per la nostalgia e rivedere Kanto per la 12ª volta. E quando tiri troppo l'elastico delle mutande e tira e poi questo elastico si sbrega. Ecco come la nostra pazienza. Pokémon Let's Go è ridicolmente facile e privo di contenuti, insomma ne ha pochissimi. Erano meglio il remake Rosso Fuoco e Verde Foglia per il GBA, il che è tutto dire. Il sistema di caramelle è ridicolo. Io sono riuscito a dare tutta sta caramella al mio Eevee, a battere il Pokémon del mio rivale a livello 70 e io al 30. Questo è agghiacciante. Senza tanti problemi. Ma che cazzo? Ai miei tempi, un Pokémon livello 70 non dovevi neanche...
incrociare lo sguardo dell'allenatore. Per non parlare dei ridicoli capi palestra, messi lì tanto per fare allegoria e comunque perché la storia lo richiede. Quindi, ma aspetta, ma se Pokémon ha tutti questi problemi, cos'è che rimane? Ma lo sapete voi la Switch che potenza può avere? Non è di certo la potenza che avete visto in Pokémon Let's Go Eevee. Questa non è altro che una infarinatura della grafica di Pokémon Go. Però dovete capire che quello che funziona su cellulare non è detto che funzioni su console fissa, console cazzuta. Non è che hanno fatto il compitino con questa grafica. Il 3DS del Pokémon Y ha quella grafica lì. Questo è infinitamente più scarso di una Switch. Quindi non potete propormi la stessa grafica di Pokémon Sun and Moon. Ma davvero Nintendo pretende di propormi questa grafica dopo che mi sono finito Mario Tennis? Yes! Mario Gaga? Zelda, cioè, queste sono graficone, quella di Pokémon no, ragazzi, è solo un'infarinatura di quello che realmente può fare una Switch. Sono arrivato alla settima palestra e devo dire che questo non è un nuovo gioco Pokémon, una rimasterizzazione in HD di Pokémon giallo. Cioè, secondo me Game Freak sta veramente lavorando ad un gioco cazzuto che uscirà più avanti di Pokémon. Una volta per catturare Mew, l'originale Mew, e non parlo di Missigno, l'errore che ti dava Mew, Nintendo aveva creato un evento speciale che andavi là e quindi ti dava Mew, ma era una roba giga, un evento straordinario a cui penso noi italiani non siamo neanche riusciti a partecipare. Sapete come si cattura Mew in questi nuovi giochi? Mew lo si cattura tramite la pallina che vi vendono a 50 euro, insomma l'accessorio lì. Che o prendi la versione da 100 euro, quindi 60 più 50 fa 110, ma lo vendono a 100 in bundle, oppure lo compri a parte, così insomma. Comprando la pallina col Joy-Con, sblocchi Mew. Se in Smash Bros vi avessero detto tu usi questo se hai l'amiibo, allora lì sarebbe stato un paywall, perché dici cazzo devo comprarmi Ink coso e per giocare. Invece no, Nintendo non è mai stata arrogante da questo punto di vista. Ma adesso anche rimuovere la storia degli incontri casuali. Adesso vogliono farti vedere direttamente che Pokémon c'è lì e se hai cazzi lo catturi, se non hai cazzi non lo catturi. Ok, tutto questo rimuovendo gli incontri casuali che erano il fulcro di questo gioco. Lo so che entravo nella caverna e trovavo 10.000 Zubat, ma era lì il bello, ovvero a volte era anche frustrante, però era lì, dici. E poi, perché rimuovere lo scontro con i Pokémon selvatici? Io devo solo combattere contro ad un allenatore che ha addomesticato in modo anche abbastanza barbaro. E poi, se ci pensate bene, il tuo starter ti viene dato all'inizio per difenderti dagli altri Pokémon. Ma se io non ho gli incontri casuali, ma devo solo prenderlo e basta, da chi cazzo mi difendo? Dal Team Rocket? Ma vai a c***o. Voi iniziavate il gioco, andavate nell'erba alta senza Pokémon, arrivava il professore che vi diceva ALT! ALT ragazzi, siete nella merda, tieni questo Pokémon e così ti potrai che i Pokémon qui non ti attaccano, devi decidere tu, come fossi al supermercato in autogrill, e vedere, ok, mi piace questo, lo prendo. Ok, mi piace questo Sandshrew, lo prendo, dai. Ok, no, dai, mica male questo Tauros. Ma che cazzo? Siamo nel 2018, internet è la nostra vita, ancora prima dell'ossigeno. È stato rimosso il GTS che mi serviva per completare il Pokédex. Cioè, le battaglie online. Cioè, un gioco del 2018 per Switch che è un tablet che dovrebbe essere connesso con la Trump Tower di Trump.
Per non parlare che dopo ogni incontro l'esperienza viene divisa in automatico con tutto il party. La prossima volta mi mettete un tasto rosso sopra alla Switch con scritto Instant Win che facciamo prima. Non si può disattivare. Se non bastasse, perché ovviamente hanno paura che tu non lo finisca questo gioco, hanno il terrore che tu non veda i titoli di coda. Durante il gioco ci sono degli NPC che insegnano delle mosse ultra, over, super, extra mega power ai vostri starter. Per rendere il vostro Pokémon invincibile potrete finire il gioco solo con lo starter. Let's go Pikachu e la Pokéball Plus! Bello! Guardate che figata, ragazzi, nella mappetta ti dicono già che li catturerai Growlithe, Linisaur Mime, Venusaur e qui catturerai cos'è? Let's go Pikachu! Che figata! Cioè, questa è una bella idea da parte di Nintendo, eh? La pensione Pokémon è stata rimossa ed è stata rimossa la possibilità di dare un oggetto ai Pokémon. Dava una sfumatura alle battaglie online. Questo è Pokémon 32, Pokémon 25, che numero di Pokémon è? E avete rimosso una funzione così basilare, ok? No, no, non c'è sfida, non c'è competizione. Il vostro rivale dovrebbe essere uno Gary, no? Aveva la macchina, la Cadillac piena di figa. E invece qui il vostro rivale non è altro che un bambino che vi combatte in modo amorevole in nome dell'amore. Ma che cazzo? Avete fatto un gioco per bambini, anche se il 90% di chi vi gioca ha 30 anni. Basta, dai, perché altrimenti vado avanti 2 ore. Questo gioco è, anche se non lo vogliono ammettere, uno spin-off. Se questo è un gioco canonico, come è canonico Dragon Ball GT, come è canonico Dragon Ball Super Heroes, Dragon Ball AF non esiste. Allora significa che i prossimi Pokémon saranno fatti anche peggio, ok? Non so se mi spiego. E allora questo è uno spin-off, anzi deve essere uno spin-off per forza, altrimenti non si spiega niente. Allora, io mi sono comprato in versione digitale Let's Go Eevee e Nintendo mi ha deliziato mandandomi a casa Let's Go Pikachu, la Pokéball Plus, e questi li ho presi fisici. Ok, ho il caricabelli. Guardate, grazie Nintendo, grazie. Guardate cosa mi fa. Madonna, si è accesa, ragazzi. C'è un tasto lì. Si è accesa, ragazzi. Non so se adesso succeda qualcosa. Quello che mi piace della Pokéball Plus è che posso mettermelo anche i pantaloni. E senti proprio che c'è del materiale, senti proprio che c'è della sostanza. Posso mettere la sfera nel mio portabere. Adesso, ragazzi, non è che questo gioco sia il male assurdo e quindi è completamente da buttare via, perché tutto sommato la Switch è molto molto idonea ai giochi di ruolo. Quindi questo è un gioco di ruolo, secondo me, che consiglio ai ragazzini per approcciare, vabbè, a parte il discorso mondo Pokémon, che magari sono dei novizi, hanno solo comprato le carte e si sono fatti comprare migliaia di carte dai genitori per niente, perché poi non ci sanno giocare. Chi si è fatto i gioconi come noi vecchioni, sta roba qui, cioè questo fa incazzare i vecchi fans, però per un pubblico più novizio, meno avvezzo, insomma ci sono tante semplificazioni che comunque fanno comodo. Per dire, la storia di aver tolto le MN a me tutto sommato non è che vada così male, perché comunque le MN avevano già stufato, insomma, i tempi. Vi consiglio di comprare Let's Go se volete un gioco divertente. Sono tipo a 20 ore di gioco, le ho praticamente finito perché comunque ho cazzeggiato e mi sono divertito. Queste ore sono volate via, perché non è che il gioco sia noioso, anzi va avanti molto molto spedito. Let's Go Pikachu, però io vi consiglio Let's Go Eevee perché avete questo Eevee in testa. Il mio voto a questo gioco è 7 meno 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 meno, e sto voto altissimo lo do perché inizialmente questo gioco mi aveva fatto incazzare, poi giocandoci meglio, insomma, sono a 20 ore di gioco, risulta essere fruibile, insomma, ti fai il tuo party, ci sono state tante semplificazioni, però comunque dai, è un gioco Pokémon, si riparte per la 100.000esima volta per una grandissima avventura e
quindi è sempre bello ripoter sognare. Mr. Mime, ce l'ho a morte col discorso che hanno tolto gli incontri casuali, che hanno tolto il sistema di cattura, le hanno cambiato, però tutto sommato risulta essere più fluido, ecco, è quello. Poi c'è anche da dire che io da piccolino avevo molti più cazzi di stare lì, avevo molta più tempra, giocato adesso a me va bene una roba più così speedway, vi dico la verità. Spero che Nintendo faccia meglio, spero che Nintendo se ne esca con un gioco un po' più hardcore gamer per quanto riguarda Pokémon. Nintendo so che però non mi deluderà assolutamente con l'uscita di Smash Bros, perché lì non ci sono cazzi. Quel gioco non ha veramente motivo di cena. Comunque ringrazio Nintendo Italia per avermi mandato il gioco, e come potete vedere non è che perché mi hanno mandato il gioco che ne devo parlare bene o che non vedo i difetti, solo perché mi hanno mandato 100 euro di roba. E il gioco è quello che vi ho detto, ha i suoi pro e ha i suoi contro. Porca puttana! Bene cocoriti, anche questa recensione è finita, non so se l'avete visto, ma adesso inizierò a fare recensioni a rotta di collo sui giochi, dal mio punto di vista, perché per troppo tempo ho abbandonato questo canale a classifiche, senza neanche mostrarmi, tra l'altro, da video un po' blandi, però insomma me ne sono successe di cotte di crude, anche brutte cose nella vita, insomma. Quindi è stata dura far video anche in momenti veramente tosti, in cui ho avuto dei grandissimi disagi in famiglia, nella vita, eccetera, eccetera. Quindi partirò con le recensioni, vi aspetto per la recensione di Smash Bros, perché ovviamente lì giocheremo in casa e lì giocheremo con un gioco che non mi deluderà sicuramente. Oklahoma, e al prossimo. Oklahoma, e al prossimo. Oklahoma, e al prossimo.